forza e la sfida politica che chi governa la città deve lanciare. E la maggioranza ritenne i suoi due componenti in collegio, lasciando la libertà di scelta alle minoranze di determinare il proprio componente del collegio del Presidente, per evitare il consociativismo e per evitare quella corruzione tra maggioranza e opposizione che fa male alla politica e fa male alla città. Io ad esempio voterò tranquillamente con serenità quello che è stato il deliberato di alcune riunioni di maggioranza. E invito i colleghi tutti a fare lo stesso, lasciando la possibilità alla minoranza, anche se vorrà di sorteggiarsi prima e votare dopo il proprio componente, di farlo nella massima libertà. È in questo che secondo me si evidenzia la netta separazione che ci deve essere in questo momento, come mi dicevi, caro Cuccio. È in questo che poi viene fuori la reale differenza tra la maggioranza e l'opposizione. E in questo, secondo me, si deve lavorare, in questa linea che si deve lavorare, per far sì che gli spazi riservati dal legislatore alla minoranza consiliare vadano realmente determinati e stabiliti dalla minoranza consiliare della sua maggioranza. Io così farò, ma con un'altra modalità della politica. E spero, mi auguro, che i colleghi di maggioranza, ai quali attribuisco un'altrettanto alta qualità, facciano lo stesso. Poi è chiaro che nella valutazione si capirà se quello che io dico troverà concretizzazione, o se la maggioranza ha determinato anche il componente della minoranza, e io mi auguro che ce l'ha. Però adesso per serietà veramente vi invito a chiudere la discussione che è stata secondo me sin troppo lunga. Avremo modo e tempo per i prossimi esiti consigliari di sviluppare i fatti a IOSA. Avremo oramai, credo che il Presidente verrà prima nella prossima settimana del mese di bilancio, e lì ovviamente ciascuno dirà ciò che pensa e lì quello che dice il collega Nando Danna troverà la sua massima manifestazione ed espressione. Chi governa e chi sta all'opposizione. Perché io ho sempre detto, quando faccio il consigliere comunale, è nelle sedute di bilancio che si determina il solco tra la maggioranza e l'opposizione, perché chi condivide il documento programmatico e politico che l'amministrazione dà significa che fa parte dell'amministrazione e che conseguentemente deve però allinearsi a quelli che sono i partiti che compongono il quadro politico che sostiene il sindaco dell'amministrazione. Chiede l'opposizione, io penso, che nella migliore delle ipotesi possa assumere un atteggiamento di astensione rispetto al documento di programmazione economica, ma non sicuramente arrivare addirittura un sostegno tale da votare un bilancio. E quelli che vedono il popolo e misurerebbe con la reale forza della maggioranza e la reale forza dell'opposizione. Infatti personale e non